Alfa Omega e Fondi si giocano tutto in 40 minuti. Serie C Gold o Serie C Silver? Paradiso o inferno? Di Pasquale affonda, Di Pasquale! Grande capitano! Tutti in piedi perché l'Alfa Omega è salvo! Sono le 19:15 di domenica 5 giugno 2022. L'Alfa Omega si salva e resta in Serie C Gold. Missione compiuta. Sì, finalmente è finita questa stagione che insomma per noi non è stata proprio fortunata. E speravamo insomma di salvarci prima, ma siamo stati bravi ad arrivare all'ultima partita con il destino nelle nostre mani e fortunatamente è andata bene, dai. Non pensavamo all'inizio stagione di andarci a giocare i play-out, però questo è successo e il fatto di rimanere uniti nei momenti difficili ed essere un gruppo di amici ci ha dato tanto aiuto. Smetti con una salvezza, quindi smetti alla grande le emozioni che hai provato in questi ultimi minuti della tua carriera. Ma guarda, sono contento perché è stato un anno complicato, faticoso, non abbiamo mai mollato, siamo stati sfortunati, siamo stati fermi 2 mesi, abbiamo giocato 10 partite in 1 mese. Sono contento perché insomma la società se lo merita, i compagni se lo meritano, i ragazzi che sono venuti a vederci tutte queste partite se lo meritano di avere una prima squadra in C Gold, quindi comunque sono contento. E per quanto riguarda l'ultima partita, insomma dai, dopo 20 anni di pallacanestro è pure giusto che sia così. Speravo di giocarla un pochino di più, però la scorsa settimana mi sono fatto male. Futuro di Chiminello? Ma vediamo, insomma, con coach Dimitri c'è tanto da imparare anche da un coach così giovane, mai dire mai, magari ci vediamo dal lato della panchina quello giusto, mai dire mai. Sì, quest'anno è stata una stagione difficilissima. Difficilissima perché per la prima volta abbiamo avuto i giocatori migliori, i fortunati per tutto l'anno. Insomma, all'inizio dei play-out ci siamo trovati a giocare con squadre che hanno potuto fare acquisti importanti e quindi di giocare, diciamo, un pool retrocessione che era un play-off. L'anno prossimo? Qual è il tuo futuro? Sicuramente all'Alfa Omega.